tutti e bentornati su Fanat Coco Reloaded. Oggi parleremo del floppy disk, un accessorio che ormai è decaduto, insomma, non ci sta più in giro. Il floppy disk era anche chiamato dischetto floppy, è stato appunto un supporto di memorizzazione a basso costo, largamente utilizzato per diversi decenni. La sua storia risale agli anni 70, quando l'IBM sviluppò il primo floppy disk da 8 pollici, chiamato IBM 23FD. Questo floppy disk poteva contenere fino a 80 KB di dati e veniva utilizzato principalmente per backup di file e documenti. Tuttavia questo tipo di floppy era ingombrante e costoso, quindi la IBM iniziò a sviluppare un nuovo formato più piccolo, chiamato appunto floppy disk da 5 a 25 pollici. Questo formato fu introdotto nel 1976 e rapidamente divenne popolare tra i produttori di computer dell'epoca, come per esempio l'Apple e la Commodore. I floppy disk da 5,25 pollici aveva una capacità di archiviazione iniziale di 160 KB. Queste unità di misura sembrano molto ridicole al giorno d'oggi, ma all'epoca ci si lavorava tranquillamente. Ma questa capacità venne poi aumentata fino a 1,2 MB con l'introduzione del formato High Density HD negli anni 80. Ed è proprio negli anni 80 che il floppy disk divenne uno dei principali supporti di memorizzazione per i computer personali, poiché era facile da usare, relativamente economico, trasportabile. Tuttavia, con l'avvento del CD-ROM e delle unità di memorizzazione USB, alla fine degli anni 90 il floppy disk iniziò a perdere di popolarità. Il formato floppy disk da 3,5 pollici fu introdotto nel 1984 dalla Sony e dalla Philips e divenne rapidamente il formato standard per i floppy disk. Questo formato aveva una capacità di archiviazione iniziale di 720 KB, che venne poi aumentata fino a 1,44 MB con l'introduzione appunto del formato HD. Negli anni 90 il floppy disk divenne principale supporto per avvio di computer, poiché i sistemi operativi venivano caricati dal floppy disk durante l'avvio. Tuttavia, con l'aumento della capacità dei dischi rigidi, l'uso dei floppy disk come supporto di avvio divenne sempre meno comune. È nel corso degli anni 80 che il floppy disk iniziò ad essere sostituito da altri supporti di memorizzazione, tra cui CD e DVD, che avevano una capacità di archiviazione maggiore e un costo addirittura più basso. Inoltre, l'introduzione dell'unità di memorizzazione USB e delle tecnologie di cloud storage resero il floppy disk obsoleto. Oggi il floppy disk non viene più usato, solo raramente, soprattutto in situazioni particolari in cui è necessario leggere dati da vecchi computer o dispositivi. Infatti da molto tempo i computer non ne sono più dotati, addirittura non sono più dotati di lettori CD e DVD. Possibile trovare tali supporti soltanto con apparecchiature esterne collegabili tramite porta USB. Tuttavia il contributo del floppy alla storia dell'informatica è stato significativo e ha aperto la strada a molte altre tecnologie di memorizzazione più avanzate. Generalmente il floppy disk è costituito da un disco di supporto, un disco magnetico sottile protetto da una custodia in plastica rigida. Il disco magnetico è rivestito da uno strato di materiale magnetizzabile, di solito con una lega di ferro, cobalto o nickel. Questo strato viene utilizzato per scrivere e leggere i dati dal disco magnetico utilizzando una testina di lettura e scrittura. La custodia in plastica rigida del floppy disk è spesso realizzata in policarbonato, un tipo di plastica trasparente e resistente agli urti. La custodia ha anche una piccola apertura sul lato superiore che consente all'unità di lettura e scrittura di accedere al disco magnetico. All'interno della custodia del floppy disk è spesso c'è anche un anello di protezione in feltro o di spugna, che impedisce alla polvere e allo sporco di entrare e danneggiare il disco magnetico. Inoltre, alcuni modelli di floppy disk hanno un'etichetta adesiva sulla parte anteriore della custodia, che consente appunto di scriverci qualcosa, di etichettare il contenuto per facilitarne appunto l'identificazione.
Ricordiamoci però che si tratta sempre di supporti di tipo magnetico che sono destinati appunto a essere danneggiati nel corso del tempo. Cosa diversa di DVD, che anche quelli si danneggiano ma sono molto più duraturi, ma adesso abbiamo le memorie USB con le memory card, anche gli stessi hard disk sono in SSD, sono appunto di memoria in pratica, non più fatti di dischi meccanici, e quindi sono molto più duraturi e sono soggetti a meno danni appunto. Vi ringrazio per questa breve pillola e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti.